Buongiorno e benvenuti in questo nuovo video. Sono curiosa di provare questo caramel macchiato. Solitamente a me il caffè non piace, ma se con qualche altro gusto. Ultimamente ho notato che io e il lattosio in grandi quantità non andiamo poi così d'accordo, per cui ho sostituito la capsula del latte. Ma dipende dalle volte. Alcune volte mangio il gelato normale e sto benissimo, altre volte, ad esempio, mangio un pezzo di formaggio ed è un disastro. Quindi dipenderà proprio dalla quantità di lattosio contenuta in alcuni cibi. Eccomi qua in cameretta. Avevamo messo questi pomelli perché quelli che ci avevano dato con i mobili non ci piacevano. Il problema è che con il tempo si sono ingialliti e io, che noto sempre i dettagli, non lo sopporto. Così come anche alcuni profili dell'armadio, comò e comodini, sicuramente sintomo di non buona qualità. Ma ho risolto con della carta adesiva, la stessa che ho usato per ricoprire il comò della nostra camera da letto. Dato che abbiamo gli interruttori scuri, ho pensato di usare questa vernice nera opaca per dipingere i pomelli. Non sono molto brava ad usare la vernice spray. Nel frattempo che si asciugano, con questa bella giornata, ci sta un bel giretto fuori. Sinceramente non sono male, ma non mi convincono.
Forse avrei semplicemente potuto disegnarci sopra dei fiori. E che non mi va di dipingere anche le cornici per farle coordinate, perché mi piacciono di questo dorato. I consigli sono ben accetti. E poi passiamo all'esterno. Portoncino rovinato dal sole e muro crepato che ho dovuto aggiustare. Abbiamo deciso di cambiare colore scegliendone uno molto più chiaro, sia perché secondo me fa risaltare i dettagli più scuri e sia per ampliare otticamente il balcone. Ho deciso di tentare di pitturare anche il portoncino, tanto peggio di così non poteva rimanere. Quindi questo è il prima e questo il dopo. Che ne dite? Direi che sembra un'altra casa. E ci sta anche bene il pavimento che abbiamo lasciato degli anni 60. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi auguro una giornata piena di magia.